inaugura la fiera milanese con un discorso di Gasparotto. Si mettono in moto le macchine di trasmissione televisiva. Onorevole Togni, a lei la parola. Il ministro dell'Industria parla della necessità di una politica produttivistica. Loda i colossi della produzione italiana Montecatini, Preda, Snia, Viscosa che pur presenti coi loro grandi padiglioni hanno cavallerescamente aperto le porte anche ai concorrenti. La guerra ci ha lasciati svestiti, la Viscosa lavora a rivestirci. Ricostruzione dei nostri abiti a cominciare da quelli dei nostri bambini. La seta, antica meraviglia naturale d'Oriente, è divenuta una moderna meraviglia chimica di Occidente. 20 nuovissimi palazzoni hanno sostituito gli stucchi e il compensato della prima fiera del 1906. Ecco la Fiat che ha trasportato sotto queste capriate un piccolo lingotto, una piccola grandi motori. Tra gli annunci di questa fiera ce n'è uno sensazionale. Avremo presto in casa la televisione con apparecchi fabbricati in Italia. Gravemente danneggiata dalla guerra, la Montecatini già allinea, ricostruito per più di due terzi, il complesso produttivo delle sue industrie. Le miniere di pirite si stanno ormai riavvicinando al loro ritmo normale. Si ritorna a lavorare alla bauxite in tre grandi stabilimenti. Parallelo alla ricostruzione si sviluppa l'aggiornamento degli studi. L'Istituto di Ricerche a Novara accorda scientificamente il ritmo della rinascita con quello del progresso. Di particolare urgenza è stata la riattivazione degli stabilimenti di prodotti chimici per l'agricoltura, questi alleati del contadino che per anni non aveva più potuto concimare i suoi campi. Il vecchio misterioso serpente di Esculapio veglia benevolo sulla Farmitalia. Insieme coi diagrammi, le macchine e i prodotti che espone, la Fiera di Milano annunzia grandiose cifre relative alla ricostruzione. La sua antenna ha parecchio da dire alla speranza degli italiani.